Buongiorno cari amici e bentrovati dal vostro Mirko De Carli dai microfoni di Radio Londra. Oggi parliamo di un argomento scottante che sta condizionando il dibattito politico nazionale, che è il tema delle pensioni. Evidentemente si rimpalla settimana dopo settimana su quelle che sono le tematiche più calde rispetto alla maggioranza di governo giallo-verde, quindi una settimana si parla del tema immigrazione, un'altra settimana si parla dei costi della politica e inevitabilmente, visto anche che uno dei mantra elettorali è stato l'attacco violento di Matteo Salvini alla legge Fornero e soprattutto l'imprinting del Movimento 5 Stelle a cercare di colpire i pensionati privilegiati per dare una maggiore equa redistribuzione all'interno del sistema pensionistico nazionale, e ovviamente siamo arrivati al nodo. E come sto dicendo da settimane, si cominciano a vedere le frizioni all'interno del governo. Le abbiamo viste sul tema dei migranti, le abbiamo viste sul tema del rifinanziamento dell'Unione Europea, le abbiamo viste sul tema della RAI, Cassa Depositi e Prestiti, e sono state governate e gestite con l'intelligenza di chi vuole rimanere al potere, di chi vuole rimanere al comando. Naturalmente sulle pensioni ci sono due blocchi di contrapposizione, soprattutto dovuti al fatto che c'è un fronte, una fronda molto consistente all'interno della Lega che non è convinta di questa proposta targata Movimento 5 Stelle, che andrebbe a danneggiare un sistema, quello dei pensionati d'oro e quello delle pensioni sopra i 2.000-3.000 euro, che è un settore elettorale molto largo e molto vasto a nord Italia e che ha dato forte sostegno alla Lega, perché poi alla fine il tema è sempre quello di andare a cercare di garantire gli interessi di quella porzione di paese che si è riscontrata elettoralmente con il movimento politico di cui si fa parte. Ci sono due confronti, due proposte molto accese che si confrontano l'una con l'altra: quella dei 5 Stelle che dice oltre i 4.000 euro devono essere fatto un calcolo che porti a verificare se gli anni che hai lavorato sono stati sufficienti in termini di contributi versati per avere quella pensione, altrimenti c'è una decurtazione della tua pensione che può arrivare fino al 20% dell'importo attraverso appunto un meccanismo di ricalcolo un po' arzigogolato e un po' complesso. Dall'altra parte, da parte di Brambilla, esponente della Lega, c'è la proposta di dire: non andiamo a fare questo, che sarebbe un andare a ledere dei diritti acquisiti nel corso degli anni, e aprirebbe una fronda pericolosa, perché poi si metterebbe il dubbio che ogni governo può andare a modificare il sistema pensionistico e potrebbero essere poi messe in discussione anche le pensioni, diciamo, delle persone, fra virgolette, normali, che campano dai 1.000 ai 2.000 euro al mese. Andiamo a chiedere un contributo di solidarietà, cioè andiamo a chiedere a far sì che oltre i 2.000 euro a scalare in aumento si dia un contributo di solidarietà che possa arrivare dallo 0,4% fino al 12-15% massimo, quindi da 8 euro al mese per i pensionati sui 2.000 euro per arrivare ai qualche centinaia di euro all'anno per i pensionati d'oro. E questo porterebbe, oltre che i 200-300 milioni della proposta Movimento 5 Stelle, un risparmio complessivo, voglio dire, del sistema pensionistico, e quindi un risorse da poter utilizzare per lo Stato intorno a 1,5 miliardi di euro all'anno. Brambilla propone poi che questo 1,5 miliardi all'anno venga utilizzato in un fondo a sostegno dell'assunzione dei giovani nell'impresa, in modo da favorire un patto intergenerazionale. Gli anziani in pensione si tolgono qualcosa per darlo ai giovani che non hanno lavoro. Anche il professor Guido Sapelli, con il quale è in corso un dialogo costante da settimane, visto anche l'intelligente modalità con cui si rapporta con le questioni economiche nazionali ed europee da lungo tempo, e la sua consueta esperienza nel settore, oltre che a livello accademico, anche a livello di impegno sociale e culturale, ha ribadito la validità della proposta di Brambilla, e io credo che oggi più che mai sia la proposta più ragionevole per conciliare questa esigenza di cambiamento e questa esigenza di rinnovamento che viene richiesta a livello sociale dal paese. Credo che però bisogna cercare di fare un patto intergenerazionale, che generazioni che non si scontrano, come dico da sempre, ma generazioni che si abbracciano, e quindi il contributo di solidarietà ai pensionati dai 2.000 euro in su per aiutare attraverso un fondo l'assunzione dei giovani nelle imprese possa essere la risposta giusta e corretta per il bisogno di questo paese. Da vostro Mirko De Carlo un caro saluto e sempre in lotta.